Ciao ragazzi, questo è il mio primo proto video. Su cosa non lo so, non voglio insegnare niente a nessuno, ma sto stampando un teschio portapenne, il classico Skull 2 che c'è su Thingiverse, un mito, un classico, e lo sto stampando con una Creality Ender 2, versione 2, che l'unica cosa che cambia, giuro, a parere mio, giuro, l'unica cosa che cambia è questa, la ventola, perché arriva a 255 e non al 100%, vabbè, questo poi si vedrà in seguito. E sto stampando il teschio portapenne con modalità vaso, ok? E adesso arrivo, questo è il primo pezzo. Ah, una cosa, la plastica che vedete è una plastica Creality ufficiale. Dov'è? Cazzo, perso. No, eccola. Se voi avete una Creality Ender 3, magari versione 2, utilizzate, e questo ve lo consiglio strettamente, utilizzate la plastica sua ufficiale. Poi questa, come vedete, è multicolore. Io pensavo fosse multicolore per altri motivi, cioè che ti faceva dei multicolori tipo questa qua, la Euno, che è multicolore proprio. Questa qua cambia di colore ogni volta, cioè, capito? Questa è diversa, questa è multicolore proprio. Infatti ogni progetto non ti viene uguale. Ma questa plastica ha questi colori qua, tutti questi, quindi 12 colori suddivisi in 350 metri di cavo, più o meno fa 30 metri più o meno a colore. E io pensavo subito fosse una fregatura, mezza, invece è tanta roba, perché adesso sto facendo delle cose verdi. Cosa ha fatto? E poi dopo farò delle cose. Poi dopo so già che il prossimo colore sarà giallo. Questo è bello. Poi. Guardiamo un attimo, adesso occhio. Devo solo condividere. I danni dei particolari. No. Ecco, io sono con il mio gruppo di stampa dell'Italia. Ok. Adesso faremo qualche altra delucidazione. Adesso sto stampando, ok, e non so da che parte iniziare. Comunque, la Ender 3 versione 2, per chi ha studiato, non voglio offendere nessuno, ma comunque bisogna studiare, e per chi ha studiato è una bella stampante. Funziona molto 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 bene. E si stampano, e la temperatura, e io provengo dalla prima Ender, dalla prima, ed era un casino. Con queste stampante qua, se tu dici che la PLA si stampa a
280, qualsiasi PLA tu le ciocchi dentro, questa stampa a 280 ed è perfetta. Poi ABS, qualcuno mi ha detto che non stampa l'ABS, l'ho stampato qua, mica vero, lo stampa, stampa anche l'ABS. Poi dopo, ultima cosa, perché non voglio riempire nessuno, perché voglio fare i cazzi miei, io sto stampando adesso un teschio in modalità vaso, e con la modalità vaso devo andare a cambiare vari parametri, densità di, i primi, le cazzate sono densità di riempimento 0, strati superiori 0, non 4, se no mi fa il buco, mi fa il buco sopra, cioè scava vuoto. Quindi densità di riempimento 0%, strati superiori 0, non 4, se no mi fa un tappo vuoto. Poi la cosa che va fatta per questo progetto è mettere la modalità vaffanculo, la modalità vaso. Quindi bisognerà andare sulle impostazioni di cura, che la gente chiama slicer, ma per me slicer non vuol dire un cazzo. Il software che progetta, che trasforma in stampa in modalità, in linguaggio macchina, quindi il software, cioè cura con la Ender 3, dovrà andare a modificare due parametri che adesso non mi ricordo, che sono in modalità speciali, stampa al contrario, insomma devi andare a selezionare, a spuntare due opzioni della modalità speciale, stampa al contrario, stampa, adesso non mi ricordo, ma è una minchiata, perché vi spiego però a cosa serve, che con questa modalità qua la stampante stampa dall'interno verso l'esterno, con la modalità normale la stampante stampa dall'esterno verso l'interno. La cosa che si guarda subito è che non si guarda, che non si vedono i layer, e poi tante altre cose. Adesso voi non vedete, però una volta che tu ci fai l'occhio e vedi che stampa adesso al contrario, dici cazzo, ma cosa sta facendo la stampante? E adesso vi lascio al mio 3D. Ciao ciao! Minchia, se ne viene, sta venendo perfetto, perfetto!
Minchia, si sta venendo bene, sta venendo perfetto. Il verde dura ancora un bel po'. Altre 4 ore, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 8 metri. 3 ore, 2 ancora. Cioè, bella storia. Là. Così è perfetto.
cazzo, sta venendo veramente bene. Vabbè, manca mezz'ora, adesso interrompo. Comunque ragazzi, Creality Anger 3, comunque con la plastica sua ufficiale, una volta che riuscite a mettere a posto il letto, temperatura 280, no 260, temperatura 260, e sta stampando. E una cosa, il l'offset, settare l'offset tutte fregnacce, il fine corsa va fissato manualmente. Ciao ciao.